Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Oggi video dedicato a un libro che ho letto recentemente, un libro che tra l'altro è stato molto gettonato quest'estate, era stata fatta molta pubblicità a questo libro e quindi se ne è anche molto parlato. E il libro in questione è Ink di Alice Broadway, di cui volevo fare una sorta di recensione un po' più schematica rispetto alle recensioni che faccio di solito. Come avete visto, questo video si intitola Sì o No volevo sinteticamente, in modo un po' schematico, dirvi quali sono stati secondo me i pro e i contro e dirvi alla fine se per me è stato più o no. Una volta visto il video fatemi sapere se fatto così va meglio rispetto alle solite recensioni, perché volevo provare a fare le recensioni in modo un pochino diverso, perché vedo nel mio canale, ma in generale in tutti i canali, che le recensioni sono quelle meno gettonate, però a me ogni tanto piace farlo e su alcuni libri mi piace soffermarmi di più rispetto ad altri, quindi facendo un video dedicato. Fatemi sapere comunque sotto nei commenti com'è andata. Partiamo ovviamente dalla trama. Ink è un libro ambientato in una società dove c'è il culto dei tatuaggi, nel senso che le persone si tatuano sul corpo tutti gli eventi essenziali e importanti della propria vita, quindi la pelle diventa un riassunto fedele di tutta la vita di una persona. Alla fine della vita di una persona, quindi quando la persona muore, praticamente questi vengono scuoiati e la loro pelle viene rilegata in un libro. A seguito di questa procedura si tiene la cerimonia dell'anima, che stabilirà se l'individuo ha condotto una vita degna o meno. Se non è stata degna, il libro viene bruciato, il che significa sentire religioso di questa comunità che non potranno, che la loro anima non potrà passare oltre, mentre se la loro vita è stata degna, questo libro verrà consegnato alla famiglia e conservato. Questo rituale è strettamente collegato al concetto di memoria, perché questo libro consente alle persone di rivedere a piacimento la vita di una persona e quindi di ricordarli nelle generazioni. La nostra protagonista vive in questa società. Per la maggior parte della sua vita lei è stata molto tranquilla, finché a un certo punto il padre muore. Il problema è che alla morte del padre vengono sollevate delle questioni che mettono in dubbio la condotta del padre durante la sua vita, e quindi Leora dovrà un po' far luce su questa vicenda. Partiamo dai pro. Per me un pro è stato sicuramente l'argomento tatuaggi. I tatuaggi a me affascinano molto, allora, nella misura in cui io vorrei farmi un tatuaggio, anche se ancora non ho deciso, comunque io li trovo qualcosa di molto affascinante, e non sono l'unica, tanto che effettivamente questo è l'elemento che attrae e affascina di più quando si parla di questo libro. Quindi che la trama del libro si strutturasse attorno a una società in cui il tatuaggio è estremamente importante ed è alla base della vita di tutti, era molto molto affascinante, l'ho trovato molto particolare. In realtà per me i pro finiscono qua, e a fronte di questo unico pro, per me ci sono diversi contro. Innanzitutto la protagonista, che poveretta non ce la fa proprio, non ci arriva. La protagonista si trova davanti a un evento che le cambierà praticamente la vita, che cambia anche la sua considerazione di una persona a lei molto vicina, il padre. Il problema è che di fronte a una serie di elementi sospetti, lei non batte il chiodo. Lei sa che ci sono delle persone che possono fornirle le risposte, davanti al più di queste persone la sua reazione è piuttosto tiepidina, nel senso che lei non mi sembra molto convinta di volerci arrivare, di voler scoprire la verità. Quindi poveretta, un po' lei non ci arriva, un po' lei non sembra veramente convinta di quello che sta facendo e di quello che sta cercando, e diciamo che secondo me a livello narrativo questo è stato fatto anche per non farle avere le risposte tutte subito, e perché sennò il libro sarebbe stato la metà di quello che è, e già non è lungo. Per intenderci, la madre sa chiaramente tutto e lei cerca di liquidarla, non vuole parlarne, e lei va bene, prende e se ne va. Poi ogni tanto si ricorda che deve richiedere di nuovo le cose alla madre. Il secondo elemento per me che ha giocato un ruolo negativo nel libro è stato il nonsense del world building. Se da una parte l'elemento tatuaggio è molto interessante, secondo me l'autrice non ha saputo gestire bene alcuni elementi della trama. Molto sinteticamente, per non ammorbarvi, io partivo dal presupposto che, essendo tecnicamente un distopico, il fatto di tatuarsi fosse obbligatorio, ma in realtà non lo è, e già qui secondo me cade buona parte della questione distopico, perché se non c'è
la costrizione da parte dello Stato, secondo me, non è proprio un distopico. Quindi, secondo l'autrice, volontariamente la gente si tatua tutto quello che c'è da sapere su di loro, in positivo e in negativo, ma secondo me questo è impossibile perché tutti hanno dei segreti, e se una persona ammazza qualcun altro, se fa una rapina in banca, di sicuro non va a tatuarselo sulla pelle, anche perché naturalmente questo va a invalidare la cerimonia della pesatura dell'anima. Quindi, se io non mi posso fidare del fatto che i tatuaggi siano tutto ciò che c'è da sapere, non mi posso fidare dei libri di pelle. Se non mi posso fidare dei libri di pelle, la cerimonia di pesatura dell'anima non ha senso. Poi ci sono una serie di questioni logistiche a cui l'autrice non ha pensato, ve ne dico solo una a cui io continuo a pensare, mi viene quasi da ridere a pensarci. Secondo l'autrice, tutti hanno in casa una copia dei libri di pelle degli antenati, ma se io vivo in casa con i miei e poi mi trasferisco, che cosa faccio? Frego il libro di pelle ai miei per farmi una stanza con il libro di pelle dei miei antenati? Cioè, o ce l'ho io o ce li hanno i miei genitori, a meno che non si stia implicando che si possano fare delle copie, ma non è mai stata detta una cosa del genere all'interno del libro. Questa era solo per dirvene una. E ultimo elemento contro, non è un elemento essenziale, ma volevo metterlo lo stesso perché ci sono rimasta un po', poteva essere potenzialmente un elemento interessante, è quello delle storie. All'interno del libro ci sono dei capitoletti che sono praticamente le leggende che fanno parte di questa società, leggende, storie a stampo religioso soprattutto. Il problema è che queste storie non sono per niente originali, ma sono il copia e incolla di storie che noi conosciamo perfettamente. Ce n'è una, per esempio, che è il copia e incolla della Bella Addormentata, ce n'era un'altra che era palesemente una ripresa del mito di Iside e di Osiride, e via discorrendo. Molti l'hanno trovato interessante il fatto che questo venisse riproposto, ma secondo me se devi inserire delle storie devono essere quantomeno originali, perché se prendi storie che ci sono già e gli cambi solo i nomi, per me non hai fatto il minimo sforzo. Quindi, se tra l'altro mettendo queste storie in capitoletti a parte per dargli rilevanza, poteva essere un elemento interessante, ma alla fine non ha funzionato neanche questo. Dunque, riassumendo, siamo a un pro e tre contro, quindi per me direi è stato più un no che un sì. Le premesse del libro erano molto interessanti, purtroppo non sono molto convinta della loro esecuzione. Fortunatamente la serie è composta solo da due libri, il che mi rende un po' incerta sul fatto di leggere il secondo o meno, anche solo per sapere come va a finire. Non sono molto convinta, vedrò quando eventualmente uscirà il secondo in Italia, o magari me lo leggerò in inglese in ebook, non ho ancora deciso. Beh ragazzi, grazie di essere stati con me, questo era quello che pensavo di Inca di Alice Broadway. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto, io tra l'altro avevo già parlato di questo libro sul mio profilo Instagram, ma alcune mi avevano espresso sotto dicendomi perché era piaciuto o meno, a molti era piaciuto e gli avevano detto anche perché. Quindi, se volete dirmi la vostra, ci sentiamo sotto nei commenti. Detto questo, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!